Ciao amici! Quante volte abbiamo rinunciato a un buon piatto di pasta per dimagrire? Sì, e che fatica questa rinuncia! Certo, proprio la pasta, regina della dieta mediterranea, ma mai disperare! Oggi vediamo alcuni accorgimenti per mangiare la pasta senza ingrassare e senza gonfiare la pancia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Sughi e salse. I condimenti devono essere sobri, non unti o troppo carichi. Spesso sono loro i veri responsabili dell'aumento di peso. 2. Farine. La pasta va scelta di farina integrale non raffinata, meglio ancora se bio. Il gusto rimane e i carboidrati forniscono energia più costante e non a picchi come avviene per la farina tipo 00. Il corpo usa e assorbe questo tipo di zuccheri lentamente, mantenendo stabile il livello glicemico nel sangue. Questo è importantissimo, lo so anch'io. 3. Cottura. Se volete dire addio all'addome gonfio, scolate la pasta al dente e poi fate scorrere l'acqua fredda quando è nello scolapasta. La pasta troppo cotta gonfia e fa alzare l'indice glicemico di colpo, perché fa assimilare gli amidi con maggiore facilità. 4. Condimento ideale. La pasta scondita non è la soluzione. A quanto pare la tanto amata aglio, olio e peperoncino è ideale. Il peperoncino aiuta il metabolismo e l'aglio agisce sui grassi. 5. A pranzo o a cena? Si dice che pasta e cena non vadano d'accordo, ma non è sempre così. La pasta fa rilassare e l'assenza di stress aiuta a dimagrire meglio. In che modo? La pasta fa assorbire il triptofano, precursore della serotonina, concilia il sonno ristoratore e il relax, che sono nemici dello stress. 6. Abbinamenti. La pasta è amica delle verdure. Vanno bene saltate, crude, cotte o grigliate, prima, durante o dopo la pasta. Le verdure impediscono che la glicemia si alzi troppo bruscamente. Una recente ricerca del Brigham and Women's Hospital di Boston, pubblicata su The Lancet Public Health, afferma che non serve escludere i carboidrati per dimagrire. I ricercatori confermano che mangiare troppi carboidrati, cioè oltre il 70% dell'energia giornaliera, o troppo pochi, sotto il 40%, aumenta le probabilità di squilibrare il metabolismo e contrarre l'aterosclerosi. Quindi, assumerli con equilibrio è il segreto per vivere snelli e più a lungo. Per vedere tanti altri video sui migliori alimenti naturali è facile, basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia consapevole e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!